Grandiosa opportunità di essere qui per lodarti. Grazie Padre per il tuo grande amore e la tua misericordia verso di noi, per la tua presenza. Ti chiedo Signore di, attraverso lo Spirito Santo, al servo che hai scelto per condividere la parola, che lo Spirito Santo lo possa guidare per nutrire la gregge. Ti chiedo, Signore, di essere vicini alle malati, alle orfani, alle vedove. Che tu ci aiuti, oh Signore, a noi poter essere le tue braccia, le tue gambe, per abbracciarli, raggiungerli e poter trasmettere il tuo grande amore verso di loro. Grazie, Padre, per il sacrificio di Gesù in nostro favore. Te lo chiedo con il perdono dei nostri peccati e nel nome di Gesù. Amen. Adesso il messaggio ai bambini. Allora, mi dà una mano? Però dovevamo vederci prima. Hai ragione. 1, 2, 3. No? 4? No, 4 no. Questa è quando diventa brutta, ok? Okay. Aiutami a tenere questa cosa. Vuoi raccontarla tu? Mi tolgo tutto, fai tu. No, io ti aiuto. Allora, buongiorno, buon sabato. Buon sabato con caduta. Oh, che bella questa vitalità. Bene, bene, bene. Buongiorno a tutti. Allora, attenzione a questo che non vorrei che poi... Allora. Quindi, come state? Tutto bene? Stanno bene, Vanessa. Tu stai bene? Bene. Allora, Vanessa oggi farà la mia assistente. In realtà, Vanessa, è stata proprio lei a raccontarmi questa storia. E mi ha raccontato questa storia e mi ha detto sarebbe proprio bella. Sarebbe proprio bella da raccontare in chiesa ai bambini. Allora, c'era una volta in un bosco, in una bella radura, c'erano tre fiori, cioè anzi tre piante, diciamo così. Solo due? No, c'era anche... Ah sì, no, hai ragione. Bene, c'erano due. Ho sbagliato, sì. Allora, c'erano due... Vuoi raccontarla tu? Vieni qui vicino a me, dai. Facciamo così, vieni. Vai, racconta, dai, dilla tu. No. Dimmela. Vai. C'erano, dillo un po'. C'era una volta... Sì? In un bosco... Sì? Un girasole e un cactus che amavano tanto divertirsi insieme e giocare. Girasole? Cactus. Un giorno, in mezzo a queste due belle piante, nacque una rosa e si chiamava Rosy. Era molto contenta di stare accanto a questi due fiori. Però l'unica cosa brutta che aveva questo fiore è che era molto superbo e ogni volta prendeva in giro gli altri perché lei è il fiore più bello del mondo, no? Molto bella. Cosa diceva? Mentre il cactus era brutto con le spine, il girasole aveva troppi petali e quindi lei prendeva in giro gli altri perché lei era la più bella di tutto quel boschetto. E cosa diceva? E diceva: come sono bella! Guardate come sono bella, vero? Guarda che colore meraviglioso! E un giorno, infatti, perché voleva essere tanto così, la rosa prese in giro il cactus perché il girasole quel giorno aveva detto che ci sono tante altre piante in questo boschetto che sono belle e lei non è l'unica ad essere bella in questo boschetto. Lei però iniziò a parlare dicendo:
Mi vuoi paragonare quell'orribile cactus con tutte quelle spine orribili? E lei dice, e il girasole dice, ma anche tu c'hai le spine. E lei, per difendere la mia bellezza. E il cactus ci rimase molto male da quello che le aveva detto la rosa. Perciò iniziò a piangere e non parlò più con lei. Il giorno passa e arriva l'estate. La rosa cominciava ad appassire e diventò brutta. Cadevano i petali ogni giorno e diventava sempre più secca. Mentre il girasole era molto felice e si girava e seguiva i raggi del sole ogni giorno. Lui stava bene, sì. Ah, ops. Ecco, oh. Ah, povero, oh. Ce la facciamo. E questa rosa infatti si stava abbassando pian piano. Guardava il girasole che era molto felice e seguiva sempre il sole, mentre il cactus, visto che aveva tanta acqua con sé, dava un po' di acqua a altre piante e agli uccellini che volavano e gli dava un po' di acqua. La rosa piano piano si appassiva sempre di più, fino a quando aveva pochissimi petali. Il girasole disse, perché non chiedi un po' di acqua al cactus visto che ce l'ha? Ma la rosa era un po' era triste perché diceva che se diceva di chiedergli dare un po' di acqua al cactus, lui di sicuro non gliel'avrebbe data perché lei si era comportata così male. Ma quando vide che un altro dei suoi petali cascò... Lei si era intristita perché voleva riavere indietro i suoi petali, quindi mise via l'orgoglio e iniziò a parlare col cactus. Ascolta, mi puoi dare un po' della tua acqua? Scusa, sono stata molto cattiva con te. Giuro che non lo farò più. Allora il cactus, vedendo che la rosa si era veramente pentita, gli dette un po' della sua acqua e magicamente iniziò a fiorire e si trasformò come in quella di prima. Da quel giorno in poi la rosa non prese più in giro gli altri, si complementò con altre piante. Cosa ci vuole insegnare questa storia? Dobbiamo essere come? Certo. Buoni, certo, con tutti. Non essere orgogliosi di ciò che abbiamo. Esatto, non dobbiamo vantarci di tutto quello che abbiamo. Cioè, se siamo belli, siamo belli. Ce lo possono dire gli altri. E questa cosa non deve essere una cosa che deve far del male all'altro, no? Dirgli, ah, ma io ho una cosa che tu non hai, pazienza per te, io sono bella e tu sei brutto. Non sono cose belle da dire. E addirittura anche nella Bibbia è scritto questo, che il Signore ci dice di non vantarci. Va bene, oggi è andata così. Ma non fa niente, nella Bibbia filatevi che c'è. Qualcuno ci ricorda dov'è che è scritto siate miti, siate... perché ce l'avevo in un altro posto. Allora il Signore ci dice di non essere alteri e di cercare di essere il più possibile umili, perché anche Gesù, che era il re dei re, è venuto su questa terra e ci ha fatto delle cose molto umili. Non ha detto io sono Gesù e adesso ci penso io. Poi alla fine ci ha pensato davvero lui, ma è stato molto molto umile. Che il Signore ci benedica e ci aiuti. Amen. Amen. Buon sabato. Adesso avremo una lode con un brano musicale.
Il testo biblico lo troviamo in Apocalisse capitolo 6, per chi mi vuole accompagnare, Apocalisse 6 del 15 al 17. Apocalisse 6, 15 al 17. Il re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che si siede sul trono e della ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere? Non è passato molto tempo dal periodo della Pasqua, periodo che apre una riflessione, anche se soltanto momentanea, sul sacrificio degli agnelli che vengono appunto immolati in questo periodo per arricchire le tavole di molti di noi. E proprio durante quella settimana ho avuto modo di vedere un programma televisivo che metteva l'accento sulla importazione degli agnelli da un paese dell'est europeo, e il servizio metteva in evidenza il trattamento umano, disumano, di questi animali che non venivano trasportati in maniera così opportuna, adeguata, anche al loro povero benessere così temporaneo, perché comunque andavano verso il sacrificio. Questa visione mi ha ispirato questo testo e ho voluto proporvi la lettura e la riflessione di questi versetti, mettendo un focus, l'accento sull'ira dell'agnello. L'ira dell'agnello. Come tutti sapete, c'è un termine, no? Ossimoro, no? Che indica la contraddizione insanabile tra due parole che vengono messe in relazione l'una all'altra, come dire che l'acqua prende fuoco, no? L'acqua che prende fuoco, non è possibile, l'ira dell'agnello. Per quanto potessi concentrarmi sul dramma di quegli animali che venivano deportati, non riesco proprio a immaginare l'ira di un agnello, soprattutto in relazione agli effetti che può dare su chi la assiste, su chi assiste a questa manifestazione. È una contraddizione in termini. E quando ho cercato di sviscerare questo termine, devo dirvi, fratelli e sorelle, che dal punto di vista della scienza della interpretazione non molto ho visto dedicare, quindi sono rimasto un attimo spiazzato, un po', quasi un po' incerto, no, sulla farsi, perché la scienza dell'esegesi su questo concetto di ira dell'agnello non spende moltissime parole. A me ha impressionato molto, ma da un punto di vista scientifico, della scienza dell'interpretazione, quello che si chiama esegesi, non è così importante come i miei sentimenti mi spingevano a credere. È importante, ma l'agnello domina la scena dell'Apocalisse e scorre questo termine i vari passi,
Ma non è questo il centro del problema, l'ira, un agnello adirato. Però quanta emozione mi dà questo ossimoro, questa contraddizione in termini. Ah, noi sappiamo molto bene cos'è l'ira, perché l'ira dell'uomo è nota anche alle scritture, alla Bibbia. E allora lì sì che non abbiamo difficoltà a capire quanto sia contraddittorio l'accostamento a volte tra l'ira e ciò che a volte abbiamo letto nelle stesse scritture. Allora lì l'ossimoro, la contraddizione in termini è drammatica. La Bibbia condanna l'ira dell'uomo. Caino, geloso, si adira in Genesi 4:5, si adira e l'ira dà luogo al primo omicidio. Esaù, in Genesi 27:4, diventa furioso e compie azioni indebite. Poi anche Simeone e Levi, che vendicano in modo eccessivo l'oltraggio fatto alla loro sorella in Genesi 49:5 e seguenti. E più di ogni altro libro, la letteratura sapienziale, il libro dei Proverbi, è molto chiaro su questo punto. È detto in Proverbi 29:11: lo stolto dà sfogo a tutto il suo malanimo, il saggio alla fine lo sa calmare. Ed è interessante anche il gioco di parole che si trova qui nella lingua ebraica. Si dice che lo stolto dà sfogo dal soffio delle narici, non controlla il soffio delle narici. È molto interessante perché fa, ricordare appunto quella immagine così abbastanza iconica del toro scatenato che appunto soffia, o anche a volte dei cavalli che emettono questa ira che diventa proprio un soffio delle narici che è come un espellere la vita, perché le narici sono state quelle nelle quali Dio ha soffiato il suo alito. Il sapiente invece è visto come colui che ha il fiato lungo, trattiene il fiato. Interessante questo, no? Quindi è proprio un controllo sulle proprie attività vitali. Gesù si è mostrato ancora più radicale, assimilando l'ira al suo effetto abituale, l'omicidio. In Matteo 5:21-22 è detto: avete inteso che fu detto agli antichi: non uccidere, chi avrà ucciso sarà sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira col proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Poi chi dice al fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio, a chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Per Paolo Apostolo l'ira è incompatibile con la carità, come ci dice in Prima Corinzi 13 al versetto 5, e in Colossesi 3:8 ci esorta a deporre appunto la ira, la passione sbagliata, la malizia, le maldicenze, le parole oscene, eccetera. Ma su questo siamo tutti d'accordo: l'ira è cattiva consigliera. La Bibbia e il senso comune vanno perfettamente d'accordo, non ci sono problemi. Però il problema, abbiamo parlato di quando l'ira si sposa con qualche cosa con cui non si dovrebbe sposare, si abbina a qualcosa di assurdo, tanto che diciamo ossimoro, no? Contraddizione in termini. A volte la Bibbia stessa ci presenta la santa ira, che fa ricordare anche un pochino l'idea della guerra santa, un altro ossimoro, no? O comunque grave contraddizione, perché
grave contraddizione, più che ossimoro. I restanti qui, fratelli e sorelle, qualche problema ce lo dobbiamo porre, qualche domanda ce la dobbiamo fare. Siamo d'accordo che la Bibbia, al contrario, non so, dello stoicismo, dei filosofi stoici che volevano l'apatia o apateia, la Bibbia conosce nei suoi anche personaggi più importanti una santa ira. Ne abbiamo un esempio in Mosè, che di fronte appunto all'apostasia ad Horeb, apostasia che ci viene raccontata in Esodo 32, ci dice così il testo, Esodo 32 in particolare versetto 19. Quando Mosè si fu avvicinato all'accampamento, vide il vitello e le danze. Allora si accese d'ira Mosè. Egli scagliò con le mani le tavole e le spezzò ai piedi della montagna. Lo ha ordinato Dio questo? Non, anche volendo avere una lettura letterale delle scritture, non mi pare che questo atteggiamento fosse l'obbedienza a un diretto comando di Dio. Egli si accese d'ira, di santa ira, non l'ha scagliata sulla testa di nessuno, però ha rotto queste tavole, probabilmente anche a ragione, perché poi altre tavole furono consegnate. Però vedete, fratelli e sorelle, qui siamo di fronte a qualcosa che diventa un po' problematico. Dobbiamo un pochino stare attenti, perché le cose sono anche state più gravi di questa. Elia, preso da una santa ira, massacra i falsi profeti, Prima Re 18:40 ci dice: Elia disse loro, afferrate i profeti di Baal, non ne scappi uno. Li afferrarono, Elia li fece scendere nel torrente di Chison, ove li scannò. Poi ancora Elia fece cadere il fuoco sugli emissari del re, come ci dice Seconda Re 1:10-12. Così dice il testo, Elia rispose al capo della cinquantina, se sono uomo di Dio, scenda il fuoco dal cielo e divori te e i tuoi 50. Scese un fuoco dal cielo e divorò quelli con i suoi 50. Nei casi precedenti noi possiamo sicuramente pensare che, almeno per quanto attiene alla nostra osservazione umana, pensare che questi uomini di Dio abbiano effettivamente dato sfogo a una ira santa, questa ira che possiamo aggettivare in questo modo, ma che proviene da questi uomini, in quanto che gli atti cruenti che ha determinato, che ha prodotto, sono atti razionali, perché uccidere con delle spade qualcuno non ha necessità di essere accompagnata da un miracolo, a meno che non ci sia una sproporzione incredibile tra le forze in campo. Però il fuoco dal cielo non scende a comando. Scende a comando, ma non scende a comando quando un uomo si adira, senza che questo non sia accompagnata da un giudizio di Dio, da un atto di Dio. Però vedete, fratelli e sorelle, l'ira anche degli uomini di Dio non è necessariamente qualcosa che debba dare un immediato effetto logico con l'ira stessa. Per esempio, ci viene detto che Paolo ad Atene, in Atti 17:16, dinanzi agli idoli, dinanzi al peccato di idolatria di questi greci,
sente, si inacerbi dentro, provoca dei sentimenti di santa ira. Ma cosa fece? Cominciò a pestargli a sangue? No, non lo fece. Controllò questo sentimento e proferì un sermone, predicò un sermone che è forse uno dei sermoni più esemplari di dialogo interreligioso. Lui riuscì a cogliere nella tradizione pagana elementi tali da dire: il Dio che vi predico ha già parlato a voi in alcune maniere. Quindi l'indignazione non deve per forza portare a delle conseguenze così violente, ma può addirittura essere il motore di un incontro straordinario. Geremia, nel capitolo sesto, che è un capitolo lungo e molto complicato, è detto in Geremia 6:11, e Geremia qui sente l'ira di Yahweh vibrare nelle sue ossa. Io perciò sono pieno dell'ira del Signore, non posso più contenerla. Riversala sui bambini nelle strade e anche sull'adunanza dei giovani, perché saranno presi insieme uomini e donne, l'anziano e il decrepito. Le loro case passeranno a stranieri, anche i loro campi e le donne, perché io stenderò la mano sugli abitanti di questo paese. Quindi l'ira di Dio nelle parole di Geremia si esprime in questo modo, in cui il giudizio è lì. Però questo popolo del settentrione, che è quello che opererà degli atti così di aggressione, invasione violenta, questo popolo del settentrione poi viene in qualche modo contenuto, non fisicamente, militarmente, no, questo no, ma viene contenuta questa ira al versetto 26, quando il grido paterno di Dio, o forse anche materno, che tanto ricorda il pianto di Gesù su Gerusalemme che abbiamo studiato in questa scuola di sabato, dice: figlia del mio popolo, vestiti di sacco e rotolati nella polvere, fa lutto come per un figlio unico, lamentati amaramente perché piomberà improvviso il distruttore su di voi. Come vedete, c'è questo elemento poi che va a equilibrare, a contenere, a orientare questa santa ira del profeta. Si può dire a questo punto che l'ira, anche la santa ira negli uomini di Dio, è, io vi dichiaro, è la mia convinzione, un modo di annunciare l'ira di Dio in modo imperfetto. Lo credo fermamente. Anche quando l'essere umano assorbe qualcosa dell'ira di Dio nel momento in cui la esprime, lo fa in maniera imperfetta. E io posso dirvi, assumendomi la responsabilità della mia affermazione, che credo che solo Dio possa adirarsi. Solo Dio possa adirarsi. Statisticamente, dal punto di vista dello studio della parola di Dio, bisogna dire che, nonostante che l'ira non è proprio l'argomento principale della Bibbia, i termini ira sono usati per Dio 5 volte più che per l'uomo. La proporzione è questa. Quando si parla di Dio, di ira nella Bibbia, è l'ira di Dio che viene presa in esame, quella dell'uomo, per il quale uomo è esperienza assai più naturale, appare molto, molto meno. D'altra parte, anche l'Apostolo Paolo, che era una persona passionale,
che dovette incollerirsi più di una volta, in Atti 15, 39 ci dice: non fatevi giustizia da soli, lasciate fare all'ira divina, perché sta scritto: a me la vendetta, io darò la giusta paga, dice il Signore, in Romani 12, 19. L'ira, io credo, non è il compito dell'uomo, ma di Dio. Isaia e gli altri profeti ce ne parleranno compiutamente, e di questo se ne può avere testimonianze in molti testi, di cui io non vi farò menzione in questo momento. Però ecco, una cosa è giusta e deve essere messa in evidenza: per quanto sia attribuita a Dio questo sentimento, questa facoltà, essa non è tipica. Rimane comunque una tendenza non frequente, non è maggioritaria. In altre religioni sì, per esempio nelle religioni greche, le erinni sono quelle espressioni divine di questa ira, che viene anche vista come pura, come opportuna, come efficace. D'altra parte, attribuita a Dio, non ci deve scandalizzare, in quanto che la giustizia e l'ira in Dio arrivano a incontrarsi. Nel tempo del Nuovo Testamento, l'Apostolo Paolo, in modo particolare, ci parla di un tempo dell'ira che in qualche modo in Gesù diventa un tempo intermedio. Perché se è vero che la legge è santa e produce ira, ci dice Romani 4:15, il disegno di Dio è comunque rimane un disegno di misericordia, e i vasi d'ira possono, convertendosi, diventare vasi di misericordia, come ci dice Romani 9:23. E il tempo della Chiesa è un tempo in cui noi viviamo la liberazione dall'ira, perché qualche cosa di radicale è avvenuto con Cristo. Cristo è colui che, prendendo su di sé il peccato, fa sì che l'ira di Dio si versi su di lui. E naturalmente non voglio entrare voi comprendete in che senso, non voglio entrare nel dibattito fin troppo difficile del fatto che il Padre e Gesù siano entità diverse, e che Gesù sia in qualche modo il paravento, lo scudo, lo schermo per proteggerci dall'ira del Padre. Questo non è così. Noi sappiamo che l'armonia del piano di Dio nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo fanno sì che un unico Dio viva tutti i momenti in maniera concorde. Però c'è il fatto che comunque vogliamo vedere la cosa, c'è il fatto, l'evento di Cristo che diventa maledizione per noi e di conseguenza definitivamente interrompe il dramma dell'essere umano, schiacciato tra il sentimento di un Dio santo che viene percepito, per questo adirato a causa del peccato, e la novità della figliolanza di Dio. Gesù muore anticipando l'ira della fine dei tempi, e per liberare la Chiesa, per liberare chiunque crede in Lui, in attesa però del giorno dell'ira. Il giorno dell'ira.
Allora i re della terra, i grandi, i capitani, i ricchi e i potenti, e infine ogni uomo, schiavo e libero, si nascosero tutti nelle caverne e fra le rupi dei monti. E dicevano ai monti e alle rupi, cadete sopra di noi, nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della loro ira. E chi vi può resistere? Avete probabilmente notato che le categorie delle persone che si nascondono sono sette. Il simbolismo del sette che informa l'Apocalisse in maniera così, con dei pilastri veri e propri, letterari e simbolici, è presente anche qui. Ma parlando di ira e di ira di Dio, perché abbiamo colui che siede sul trono e l'ira dell'agnello, e la loro ira, ci dice il versetto 17, è parallela e sovrapponibile ed analoga, fa seguito e risponde a quello che viene detto nel versetto 10. E gridarono a gran voce, fino a quando, sovrano, tu che sei santo e verace, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue sopra gli abitanti della terra. In questo passo noi abbiamo, senza filtri, come si direbbe oggi, di pancia, quel sentimento che la buona educazione, anche cristiana, ha sempre, da sempre e per sempre contenuto e soffocato, sì, perché abbiamo detto che l'ira non è umana e quando è umana porta lontano da Dio, e anche l'ira, la santa ira, è un'espressione imperfetta dell'ira di Dio. In questo momento invece finalmente uno potrebbe dire, finalmente, fino a quando non farai vendetta? Qui a questo punto non c'è più, non c'è più l'etica della, quella che a volte anche viene però sbriciolata in maniera così banale. Porgi l'altra guancia, perdona, sii paziente. E tutto esplode. Fino a quando, sovrano, tu che sei santo e verace, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue sopra gli abitanti della terra? È vero, l'ira dell'agnello non deve essere oggetto di un particolare studio scientifico, se non quello di constatarne l'abbinamento. Non dobbiamo trovare dei significati che magari non ci sono, però lasciatemi cogliere, forse in maniera emozionale, l'idea di un agnello adirato e dei sentimenti, proviamo a immaginare un agnello adirato, e dei sentimenti che può evocare. Allora, poiché sono tanti coloro che chiedono finalmente vendetta, giustizia, vendetta, chiamala come vuoi, Signore, ma intervieni direttamente, come devo immaginare questa ira? Allora questo ossimoro, questa contraddizione in sé, mi aiuta, perché se è vero che Gesù, il Messia, è stato anche esemplificato, simboleggiato dal leone di Giuda. Va bene, il leone. Però vi faccio una domanda, fratelli e sorelle, una domanda così, omiletica. Quanto deve essere grande, feroce, arrabbiato un leone per vendicare le atrocità, tutte le atrocità della storia? Quanto deve essere grande? Cioè, immaginate, deve essere un leone che non se n'è mai visto uno. Probabilmente gli autori, come
quelli di un libro dell'Apocalisse che abbiamo in biblioteca, autori di grafica fantasy come Frazetta, cioè, potrebbero esprimere sicuramente uno di questi mostri agghiaccianti, ma quanto deve essere terribile, spaventoso, un leone che possa veramente impaurire i tanti mostri della storia che continuano a distruggere, a sacrificare gli agnelli. Allora, forse soltanto questa contraddizione in termini mi può salvare, perché questo leone non sarà mai grande abbastanza, non sarà mai, sufficientemente feroce per i miei gusti, quando penso a quello che abbiamo combinato in migliaia di anni. Allora forse immaginare un agnello adirato nel suo assurdo, forse è l'unica cosa da fare. Pensate a uno di questi agnelli che però grande abbastanza e in condizione, perché non è più, questo va detto, non è in condizioni di essere più, anche volendo, i malvagi, anche mettendocela tutta, radunando tutte le forze, non possono sgozzare questo agnello. Ora no, questo agnello è un essere che si presenta in gloria e maestà con tutte le sue prerogative divine, e c'è anche il Padre dietro di lui. Però quello che è interessante è questo agnello che adesso può far valere le sue ragioni, questo essere che può far valere le sue ragioni, continua ad avere un cuore di agnello, continua ad avere un cuore di agnello. Cioè, è interessante questo, quando è venuto come un agnello letterale, cioè una persona che poteva essere sgozzata, salvo poi lui disse, se io potrei pregare il Padre e mi manderebbe 12 legioni di angeli in mio soccorso, quindi nessuno mi sta opprimendo, io do la mia vita volontariamente. Però è interessante ed è fondamentale per comprendere Dio, il suo carattere, capire che quell'agnello che adesso può ruggire, o meglio, può far sentire la sua voce e può adirarsi con efficacia, e ha lo stesso cuore di quell'agnello che poteva essere sgozzato. Cioè, questo grido di giustizia e di vendetta è fatto da un agnello, da una persona, da un essere che non ha in sé nessun frammento di rancore, di vendetta nell'accezione che noi abbiamo, però, a Dio le vendette, lui sa come, non ha nessun frammento di quella parzialità, di quel rancore, di quella fondamentale ingiustizia che hanno tutte le vendette, perché lo vedete anche, no? In Terra Santa, quello che sta succedendo, no? Come l'ira produce cose. Ed è anche visibile quello che vi dico, però questa volta esegeticamente supportabile, nel fatto che le categorie di persone su cui l'ira dell'agnello si versa sono re della terra, i grandi, i capitani, i ricchi, i potenti e infine ogni uomo, schiavo o libero. Cioè, l'ira dell'agnello non è l'ira di qualcuno che, preso da un bisogno di giustizia di classe, voglia fare piazza pulita con i ricchi, con i capitalisti, dei ricchi, dei capitalisti, di coloro che sono ricchi dal punto di vista materiale. No, Babilonia qui è ricca di una cosa sola, del suo illusorio spirito luciferino
di autonomia senza fine. È un'illusione. La tua autonomia non è senza fine. Vuoi vivere il tuo sogno di indipendenza da Dio, di autonomia da Dio? Vivilo, ma ha una fine. I capitani, i grandi della terra, i ricchi, i potenti, cioè tutto il sistema, tutti i sistemi sono qui presi in considerazione. Cioè non è qui l'agnello, l'esemplare di colui che, del rivoluzionario che mette fine al capitalismo, non è neanche un eroe nazionale che fa giustizia di tutte le della plebe che ha fatto nido nella sua amata madrepatria, non è qualcuno che ha in mente uno schema, non è neanche l'eroe democratico che vuole esportare la democrazia in tutto il mondo e quindi fa giustizia. È un agnello che non dà ragione a nessun sistema politico in particolare, anche se, dobbiamo dirlo, non tutti i sistemi sono uguali. Io, come tutti voi, crediamo in un sistema democratico parlamentare e ricorderete sicuramente la frase di Winston Churchill, che io vi propongo però nella sua traduzione un pochino più fedele all'originale, perché si dice che Winston Churchill abbia detto la democrazia è il peggior sistema del mondo, ma l'unico. Non ha detto esattamente questo, ha detto si è detto che la democrazia è la peggior forma di governo, tranne tutte le altre forme che di tanto in tanto sono state provate. È più realistica l'analisi, la frase così come effettivamente lui l'ha detta. Con questo però l'agnello mostra un criterio di valutazione del sistema Babilonia, complesso e variegato, che un essere umano non avrebbe potuto concepire. Perché, fratelli e sorelle, se la Bibbia fosse stata scritta da un uomo, in Matteo 25, quando è detto che il figliol dell'uomo verrà sulle nuvole del cielo a giudicare, se fosse stato scritto da un essere umano avrebbe detto, vedete, Gesù di Nazareth che voi avete crocifisso verrà e... Uno potrebbe dire, io non ho mai conosciuto Gesù di Nazareth, perché devo essere giudicato da lui? Sono vissuto in Amazzonia, perché... Molto più semplicemente, chi verrà a giudicare il mondo sarà l'agnello, ma ora usciamo dalla metafora, il figlio dell'uomo, Barnascià, il figlio dell'uomo, cioè l'uomo. Chi giudicherà il mondo sarà l'uomo, cioè quell'uomo col quale, l'uomo che ha stabilito lo standard attraverso il quale ogni tipo di umanità può essere misurata. E questo lo possono capire tutti. Lo possono capire tutti. Viene l'uomo, l'uomo. Quindi è l'unico che può adirarsi, perché ha vissuto una umanità compassionevole, giusta e buona e anche forte, e nessuno lo ha potuto convincere di peccato. Il Signore ci benedica e ci faccia essere come Lui. Vogliamo levarci per un momento di preghiera. Signore Dio che sei nei cieli, io mi pongo davanti a te insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle per chiederti, Signore, di poterti assomigliare. La tua ira mi emoziona e mi conforta, perché è una medicina
potente, ma anche delicata, che è in grado di cambiarci. Nel nome tuo la chiedo e la invoco per noi. Amen. Potete prendere posti. E adesso chiederei alla diaconia di passare per la raccolta dell'offerta. Al suono del pianoforte ci alziamo in piedi per cantare l'inno 414, Il Signore con noi dimori. Il Signore con noi dimori. Amen.
Riceviamo la benedizione del Signore così come è nella sua parola. Or il Dio della pace, or il Dio della pace, or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima, il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Amen.